arrivati a Punta Hidalgo! Allora mi sono messo per strada in direzione il Pris, che era dove volevo andare oggi pomeriggio, cioè qui. E ho appena finito di sbaffare 4 pesci interi, fritti, con le patate che fanno qui, le patate delle Canarie. Una pagnotta che era grande così. Perché sono venuto qua, voi potreste chiedere, non c'è un... Io la verità era consigliato su internet, mi sono fidato. E il motivo è che proprio lì c'è una piscina di acqua di mare, ma oggi è un po' burrascoso, quindi non si vede. Sarebbe una infinity pool. Alla fine siamo tornati alla spiaggia della Sgaviotas. Già da un po' ha cominciato a piovere, perciò ho fatto il bagno anche con la pioggia, è stato molto molto bello. E poi qua si può fare il bagno nudi, è una figata. Sono le 7:15, un'ora perfetta, direi che vado a casa a sistemarmi un po', perché domani, non vi ho detto niente, ma ho un appuntamento la mattina. Devo alzarmi presto per forza, perché devo andare fino a Los Cristianos. Geniale. Posto trovato subito, arrivato in anticipo. Aspetto ancora un quarto d'ora. Lì ci sono i kayak intanto che entrano in acqua, quelli del turno prima. Gita finita. Allora siamo stati in acqua parecchio, più di 3 ore. Abbiamo cominciato un po' in ritardo perché c'erano i soliti ritardatari, ma poi è andato tutto benissimo. Abbiamo visto sia dei delfini da vicino, circa una decina di metri, che delle tartarughe di mare. I delfini praticamente giravano intorno alle zone di pesca, quindi cercavano cibo, mentre le tartarughe sono residenti. È stato più bello avvicinare le tartarughe perché si muovevano lentamente, poi venivano fuori sul pelo dell'acqua. È stato bello vederle dal kayak. Pausa digestiva alla spiaggia di Los Cristianos. Ma sdraiato col pranzo. Voglia di onde, adesso mi trasferisco alla spiaggia di El Medano e vediamo com'è. Sono appena fatto un hamburger rozzo con le patate fritte. Una roba grassissima, buonissima.
Allora, amici miei, siamo arrivati alla fine del viaggio. Spero che con i video vi abbia trasmesso quello che ho potuto vivere io qui e che vi sia piaciuto tanto quanto è piaciuto a me. E alla fatidica domanda, ci torneresti? Io questa volta rispondo sì. E adesso vi dico anche perché. A me un solo giorno di surf, anche se intero, non basta. Mi è mancato andare in cima al vulcano Teide, purtroppo, perché c'era maltempo. Non ho intrapreso i sentieri che ci sono nel bosco di Las Mercedes. Non sono neanche riuscito ad andare di notte sul vulcano Teide. Quella è un'altra cosa che mi piacerebbe molto fare, e unirla con un'osservazione con telescopi magari. Ci sono alcuni altri punti panoramici che non sono riuscito a vedere, alcune piscine naturali molto belle per le quali non c'è stato tempo. Bene, allora ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!